amici di YouTube, quest'oggi vi volevo presentare un altro primo piatto particolare, ovvero tagliatelle all'uovo ai funghi porcini, speck e asparagi. Quali sono gli ingredienti? Abbiamo detto ovviamente i tre ingredienti, il tris di base sono appunto i funghi porcini freschi, poi abbiamo, in questo caso abbiamo utilizzato dei Boletus edulis ed estivalis, poi abbiamo appunto gli asparagi freschi e poi lo speck comunque fresco che ho precedentemente tagliato a cubettini. Poi abbiamo dei porcini essiccati che andremo a mettere appunto nell'acqua che ci servirà per la cottura della pasta, poiché contemporaneamente, oltre, come ho detto nel video precedente, delle penne, porcini e salmoni, oltre ad aromatizzare la pasta, a conferirgli più gusto, servirà anche, poiché molti utilizzano del brodo vegetale per arricchire certe ricette, invece prelevo lo stesso liquido di cottura della pasta con i porcini precedentemente aromatizzato con i porcini essiccati e quindi lo utilizzo appunto per allungare o arricchire ancora di più i piatti. Quindi porcini essiccati, poi abbiamo comunque la cipolla, l'olio extravergine d'oliva, del pepe, del vino bianco, in questo caso abbiamo dell'insolia che ci servirà per sfumare, un bicchiere di latte, che voi direte ma il latte come mai, vedrete in seguito, e delle tagliatelle all'uovo, quindi degli ingredienti abbastanza semplici, elementari, soprattutto per chi va a funghi. E quello che non vi mostrerò in questo video ovviamente è il procedimento in cui ho affettato i funghi porcini, e poi, come ho detto in precedenza, anche quello di tagliare a cubetti lo speck, e il procedimento anche che riguardava la parte in cui ho fatto sbollentare, diciamo, gli asparagi. Poi per il resto tutto quanto è semplice e spontaneo, e passiamo subito alle fasi di preparazione di questo favoloso primo piatto. Allora, potete vedere in questa prima parte, inizio proprio della ricetta, stiamo facendo soffriggere la cipolla, dopodiché, ovviamente facendo attenzione a non farla bruciare, aggiungeremo come secondo step lo speck precedentemente tagliato a cubetti e lo facciamo rosolare. Ovviamente cerchiamo di farlo diventare croccante ma non secco, questa è una cosa molto ma molto importante in cucina, perché andremo a deturpare tutti i sapori naturali appunto di ogni ingrediente. Lo speck è ben soffritto, a questo punto procediamo con l'aggiunta dei funghi porcini, vedete, aggiungiamo i porcini e insieme ai porcini i nostri asparagi precedentemente sbollentati e tritati. E a questo punto andiamo ad alzare la fiamma e sfumiamo con dell'insolia. Andiamo a sfumare, aspettiamo che tutto l'alcol evapori. Quindi aspettiamo che comunque i porcini perdano la loro acqua e proseguiremo con gli step successivi. Allora, successivamente andremo ad aggiungere qualche mestolo di acqua aromatizzata ai porcini secchi, prelevata appunto dalla pentola in cui andremo a calare successivamente le nostre tagliatelle. Una volta abbiamo fatto stringere il condimento e amalgamato bene i sapori, aggiungiamo quasi un bicchiere di latte e facciamo amalgamare per circa 5 minuti nuovamente tutto quanto, e poi andremo a regolare quindi di sale e di pepe nero. Allora, abbiamo appena aggiunto le pappardelle in padella dove avevamo il nostro condimento belle buono già preparato dopo svariati minuti di cottura. Amalgamiamo tutto quanto. Intanto io ho messo anche, vedete, di lato una ciotola con parte del liquido di cottura prelevato dalla pentola della pasta, in modo tale che qualora si dovesse restringere tutto quanto possiamo allungarlo. Andremo a saltare così
le nostre pappardelle e subito dopo andremo ad impiattare. Va bene, come potete notare il nostro piatto è arrivato a completezza. Adesso non rimane altro che gustarcelo e vi invitiamo a provarlo anche voi e scriveteci poi nei commenti cosa ne pensate, se c'è qualcosa anche da modificare in positivo e in negativo. Va bene, grazie a tutti, alla prossima, ciao!